Ragazzi, Buongiorno. buongiorno. Abbiamo fatto il carico di benzina alla Jeep, 20 litri. Dobbiamo scoprire. Quanti ne mancano ancora per fare il pieno? Secondo te? Altri 20? No, forse un po' meno. 15 forse. 15 litri. Comunque adesso andiamo giù in paese a Piovideteco a fare la scorta di altri 20 litri con la nostra tanica e poi andiamo dai fratelli Marchisio a prendere il materiale per l'orto che Cioè le manca. canne. Per mettere sui pomodori. Anche perché ieri ho fatto incetta di ortaggi al vivaio di Non ti Seregno. sei neanche fatto un video per comprare gli No, ortaggi. ieri non l'ho fatto, però ho incontrato Matt the Incredibile. Farmer. Mi ha fatto molto piacere incontrarlo, eravamo lì nello stesso posto, si vede che è un vivaio molto importante perché insomma un personaggio come lui che si muove fino a Seregno. E quindi abbiamo preso pomodori di vario tipo, cuori di bue, datterini, poi Qual è il mio ligure? cuore mio ligure oppure pomodoro rosa si chiama anche, E quelli per sugo? che Nani si per il chiamano sugo? nani per il sugo, poi le bietole Il rosse, sugo è i nani veramente per il sugo è brutto. brutto, cioè, i nani per il sugo. Bietole rosse, bietole bianche, No, bietole bietole verdi, sì. verdi. Spero, perché ha preso lui, per cui io mi fido dei suoi Abbiamo fatto una acquisti. call, lei era in treno che stava venendo verso di me, e intanto stava lavorando, io compravo le cose mentre mi chiamava, è stata un'avventura che non rifaremo più, la prossima volta o insieme o Infatti niente. io che ho perso il treno. Cioè no, ho sbagliato treno. Invece di salire su Italo è salita su Freccia Rossa, fantastico, meno male che andavo nella stessa direzione ed è scesa alla prima fermata senza controllore. E poi zucchine, Zucche zucchine verdi lunghe. e gialle. Quello speriamo. Io mi fido sempre. Fagioli gialli, Fagiolini. fagiolini gialli e verdi. Pisagli. L'ultima pianta di piselli, perché ormai dicono che la stagione è finita. Prezzemolo, Prezzemolo. basilico, Melanzane, abbiamo detto. melanzane. Una melanzana, una piantina, perché l'avevamo già messa le altre. Viola, Violetta e violetta viola. rotonda e una viola. Nomi non me li ricorderò mai. E poi fiori, Non tonnellate, è vero. tonnellate di Gerani. gerani, ma tonnellate, sette, sei piante, sei Sette piante, poi tonnellate, sei piante. altri fiorellini. Comunque avevo la macchina stracarica, c'era un profumo di terra quando siamo arrivati ieri, fantastico. E quindi adesso ci mancano le canne per poter E altri fare fiorellini da riempire i i vasi. vasi. Perché questi servono per le davanzali, Ma i fiorellini. Poi certo, ma certo. altri fiorellini più piccoli che ha preso servono per le ivole. Dobbiamo trovare quelli per i vasi. Adesso andiamo a prendere quindi le canne per l'impianto. Il tempo è previsto bruttino nel Bruttino. pomeriggio, però boh, non lo so, vediamo. La terra è zuppa perché ha piovuto in questi giorni. Se il tempo resiste, piantiamo direttamente Oggi, oggi, trapiantiamo. altrimenti lo faremo domani. Quindi O appena. continuate, o appena, non Non piove. piove. Quindi continuate a seguirci, ragazzi. A dopo, ciao! Sì.
Già che ci sono, tolgo anche le femminelle. Eccole qua, una. Due. Guarda, fai facile, 1, 2, 3 nei pali e poi 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. Sì, 4 e 5. 4 e 5. Scusa, cos'è? È qua durissima. No, finiti. Sei stanca? Molto. Molto stanca. Sei stravolta? Finita. Sfinita. Allora, quante file? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette file di pomodori. Le misti non ci ricordiamo più. L'abbiamo detto prima, dai. L'abbiamo detto precedentemente, sì. Siamo un po' stanchi. Sì. Abbiamo... fatto un bel lavoro con le canne di bambù, sì, siamo un po' cotti, con le canne di bambù fatte a mano di capanna. Domani ci mancano ancora le biete, i fagioli, i piselli, le melanzane e tutte le zucchine e zucche. E sopra le zucchine e le zucche, perché questa è la seconda fascia che abbiamo preso anche quest'anno. Quindi il tempo si sta, un po' forse riannuvolando, forse riaprendo, non si sa. Domani appena smette di piovere, o se non piove... qua. E poi dobbiamo piantare anche tutti i fiori a casa. Sì, ma quello è compito tuo, quindi io sono molto più tranquillo. No, più che altro non c'è da togliere l'erba, perché guardate qua. Questa è tutta erbaccia, perché ha fatto una settimana di pioggia. Sì. E abbiamo fatto vedere i... i ravanelli, guardate che belli. Questi sono i primi, eh? Niente male, bisogna prendere le fragole. Le
infatti stiamo andando a prendere fragole. Bene, andiamo a prendere le fragole. Andiamo, andiamo. Giganti, eh. Guarda questa. Prendi anche questa qui, guarda. Madonna. Super, forse è ancora un po' acerba? No. Guarda là, quella là grossa. Ah, un'ortica. È un'ortica questa maledetta. Mi sono orticata. Guarda questa. Guarda questa, guarda questa. Mi sembra in mezza marcia. No, ragazzi, bomba. Come becca? L'ortica? Sì. Come dice il saggio, prima di mettere il dito? L'ho vista. Com'è che è la battuta? Se mi ricordo. Mangiata da... Guarda, qua sotto ce ne sono delle altre. Ah, guarda qua! Guarda qui! Sono da quella parte. Guarda qui, guardate ragazzi. Guardate che meraviglia. Ma ancora là. Ma ce ne sono ancora due o tre. Attenta che le stai calpestando anche. Perché... Qua? Questa? Lasciamo là, vediamo magari domani. Queste? Perché vedi qua che ce ne sono sotto il tuo piede. Mi sposto. Questa la sorella qua. Qua sotto ce n'è ancora una. Guarda che bella anche questa. Guarda queste. Super. Dopo le mettiamo. Okay. È la prima volta che le raccogliamo. Così tante, vedo. Ho piccato perché ci hanno sempre mangiati gli insetti. Non siamo mai arrivati in tempo. Esatto. Bene. Fai vedere il vassoio. Spettacolo, eh? Spettacolo. E adesso prenderei proprio due ciliegie da poter fare la colazione domani con lo yogurt. Cosa dici? Due ciliegie. Che ore sono? 8:05. Zaccarò? Andiamo. E ora? Dan, bisogna ancora andare a prendere il mais da Gian Piero. Ci vediamo domani mattina. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!